ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Ragazzi, ben ritornati a Posso Giocare. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 19. Ma sono qua, ragazzi, oggi per iniziare una nuova avventura. Me l'avete chiesto in tanti sotto gli ultimi video, sotto a parecchi video in direct, su qualsiasi parte del mondo in cui esiste il mio social, con quello che va per voi. Ragazzi, sono qua, come avete letto dal titolo e come state vedendo dalla miniatura, mi sono creato un calciatore, ragazzuoli, il mio personaggio, e andremo a giocare a farlo crescere insieme sul Pro Club. Quindi, ragazzuoli, questo è il mio calciatore attualmente. Vedete quanto è bello, quanto è figo. Con il numero 19, il signor Simone Alessandrini, in arte Joker, scenderà in campo con un totale di 78 di valutazione, un'altezza di 1,76 m, perché io sono alto 1,76 m, peso 85 kg, magari ancora ci sono arrivato, peso 94, io 95, ma sono dettagli, ragazzi. Certo, non posso fare fragnetto alto 1,76 m che pesa 95 kg, cioè, raga, vediamo sto bulldog che corre in mezzo al campo, non mi pare abbastanza buono come cosa. Ragazzi, noi andremo a giocare adesso delle partite al volo, cercheremo di far crescere il nostro personaggio fino a portarlo a un livello altissimo, ma lo faremo insieme. Poi, ragazzuoli, io sono propenso ad aprirmi un Pro Club. Questo Pro Club che vorrei aprirmi, praticamente io gioco su Xbox, andrò a fare delle partite con qualche altro youtuber. Quindi vorrei creare delle situazioni dove andremo a giocare come vecchi tempi, tipo con Ron, con Zano potremmo fare, con Gabbo, con Ciccio, con Anima, con chiunque, con Sodin. Potremmo fare e organizzare delle partite Pro Club in 5, in 6, in 7, con Marza, con chi vi pare, ragazzuoli, e andarvi a portare qualche video. Io penso che ci ammazzeremo dalle risate. Se tante volte vorreste qualche video insieme a loro, comunque insieme a qualsiasi altra persona che vogliamo giocare un bel Pro Club insieme, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like. Cerchiamo di arrivare in questo primo episodio a 15.000 mi piace. So che sono tantissimi, ragazzi, ma è una nuova serie che appunto voglio portarvi, anche per cambiare sempre dal solito draft oppure dalle solite serie che portavo. Intanto da giocare da solo, poi se volete qualche partita extra insieme ad altri youtubers li porterò tutti quanti sul canale, mi raccomando, ci spacchiamo dalle risate. Allora, io andrei a giocare la prima partita al volo. Raga, ve lo dico subito, abbiamo un giocatore che fa realmente pena, ci mettiamo nella squadra in casa. Vediamo quello che riusciamo a fare, perché non lo so, raga. Noi proviamo. Io mi sono fatto il mio personaggio, che è un attaccante. Io ho il piede preferito sinistro, perché io, ragazzi, sono mancino. Vediamo un pochettino quello che esce fuori. Troviamo il nostro avversario e siamo pronti subito a giocare la primissima partita. Anche è vero che già là ci sta uno che si chiama Enculator 13. Siamo pronti, ragazzi, scendiamo in campo per la primissima partita. Sappiamo tutti quanti che purtroppo, e dico purtroppo, eccomi qua, dobbiamo sperare di trovare, ragazzi, delle persone che passano il pallone, tipo questo scemo che non la passa, perché, raga, sappiamo tutti quanti che qua è un casino. Cosa? Ma perché vi chiamate il pallone in questo modo, giovani babbani? Dammi, io sono un'ala sinistra. Questi, raga, questi sono forti, raga. Questi sono tutti giocatori potenziati al massimo. Madonna, che si è divorato. Ma che ti ho visto. Ma che ti ho visto. Si passa così il pallone, raga. Sì, ma vabbè, ma io ho trovato una squadra di giovani babbuini, là. Dai, vai, fallo. Va bene, va bene, va bene, ci apprezziamo, apprezziamo, ragazzi. Qua sarà difficilissimo far nascere una leggenda, essendo un impossibile con questi. Vai, t'ho visto. Ma perché tiri sempre? Ma sei un egoista di merda. Ma facciamoci un par di passaggi, no? Che poi il mio sembra alto 15 metri. Non sembra alto 1,75 m, raga. Ecco, mi fanno battere a me. Vai, t'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. Ma perché non la passi? Ma perché non la passate? Cioè, questo qua, ragazzi, mio, che sta in squadra, quello blu, è un deficiente. Si chiama sempre il pallone e lo perde continuamente. Cioè, lo perde continuamente. Si chiama... Vai, filtrante! Ci stavo, brutto stronzo! Sei un egoista di merda! Guarda, cioè, sta fuori gioco e si chiama il pallone, sto deficiente. Va, voglio che fai. Guarda che t'ho messo. Guarda che sei un cocomero! Guardalo che sei! Guardalo che sei! Un deficiente! Fallo. Bisogna pure il cartellino. Dai, ma quello è un coglione, raga! Porca miseria! Pure ammonito, ma... Oh, lo devi fare. Oh, questo, raga, è un egoista del cazzo. E questi sono i problemi del Pro Club, che trovi la gente che sono proprio egoisti. Cioè, invece di creare l'azione, invece di fare le cose belle, no, basta che tirano, si chiamano il pallone come se non ci fosse un domani. E se la chiama. Minchia. No, vabbè, raga, è impressionante quel ragazzo. Cioè, non è che dici se la chiama giusta, no. Già ci sta l'handicap per quanto riguarda i giocatori comandati dal computer. In più ci sta anche l'handicap di quello nostro, che è un imbecille. Ma io te la passo, io te la passo, brutto scemo. Tira! Adesso devi tirare. Ecco, vabbè, dai, questa te la concedo. Ma sono sempre io che creo l'azione, raga. Ma com'è possibile qua? No, la potevi prendere, stavo solo lì davanti. Ma tanto comunque, se anche fosse stato lì davanti, non me la passava comunque. Ma passala sopra.
passala sopra. Oh, madonna mia, sei un dito nel culo incredibile, oh. Sei una vergogna. Colpo in me sta fisso con il tasto così per chiamarsi la palla. Io guarda, penso che se l'aveva passata 440 volte, non dico tanto, ma qualche azioncina buona l'avevamo fatta. Dì, guarda che ti metto poi io. Io te la passo, ma tu sei ignorante. Guardalo. Wow. Ma dai, ma sei un sacco di merda, oh. Ma non te la passo più, vaffanculo, va. E dai, ma che è davvero, raga, stavo solo, non la passa questo. Ma si gioca di squadra in questo gioco, specialmente in questa modalità. Scemo. Buono, così si gioca. Così si gioca a passaggi. A passaggi. E quella chiamata giamaicano lì in fondo. Ma come cacchio è possibile? Ma tu mi fanno battere a me, guarda, eh. Ah, no. La prendo. Gol! Giocherino, signori! Olè! Va a segnare proprio lui il debutto in questa squadra. Mamma mia, con 78. Questi sono tutti familiari e amici, veramente. Cioè, c'è un gruppetto di gente. Gol di testa, incredibile. Vedete, raga, dovete avere più fiducia in me. Sono un 78 di valutazione, ma mi chiamo pur sempre Giocherino. Gol meritatissimo. Vai. E se la chiama lui. Sta in fuorigioco. Sta in fuorigioco di 6 giorni e se la chiama sempre lui con quel tastino del cazzo che si ritrova. Ma perché non te lo staccano sul pad quel tasto a te? Ma siamo, siamo io e te. Ah, mo capisci che devi passarla? Ma è attaccante, sta dalla parte mia, è incredibile. Non sa giocare, non sa rispettare i ruoli, non sa fare un cazzo. Premi solamente quel tasto per chiamarti la palla. Ma te ne vai a cagare, se ci sono già io alla sinistra, ma levati, no? Mi fa venire un nervoso cronico, ve lo giuro. Fallissimo. Ti prendi il cartellino. Non puoi farmi falli. Non puoi. Questa è la classica gente che comunque viene a fare i pro club solo per voler fare tutto lui, no? Diciamo, faccio tutto io, punto e basta. Non è che se la mette qua sa gioca, no? Guarda, ma perché ti ha detto culo che c'è in porta, c'è uno scemo? Ecco, a me mi hanno sparato, però porca miseria lì. Io sai che avrei fatto, ragazzi, non avrei tirato, avrei filtrato il pallone perché io mi stavo liberando benissimo. Ma vabbè, ci ha detto bene, 2-0, quello che vuoi, ma sei comunque un cornuto. Attenzione, calcio di punizione, ragazzuoli. Speriamo non le sappia battere. Mamma mia, grande portierone. Ci salva le ciapette. Raga, io sto giocando con un deficiente di prima categoria proprio. Ok, ragazzi, stiamo andando nei tempi supplementari di questa partita. Meno male che ho segnato, ho sbloccato la partita. Poi quest'altro, comunque stavo giocando realmente, raga, un egoista incredibile. Cioè, questi qua sono le classiche persone che vogliono fare tutto da soli. Cioè, si chiamano sempre la palla. Questo non so che vuole fare, ma abbiamo un porta Gesù. E finisce qua, ragazzi, la partita 2-0. Sblocca Giocherino e ci andiamo a conquistare un po' di punti. Sì, abbandona la partita perché io non voglio mai più giocare con gente del genere. Siamo pronti, si parte con questa seconda partita, raga. Qui succederà il devasto più totale. Sono completamente sicuro di questa cosa. Ecco, io mi faccio qualche azioncina. È uscito anche il loro portiere. Faglielo. Faglielo. Va bene, va bene, va bene. Ci piace, raga. Se il portiere loro è così malato, non dico tanto, ma mi sa che il gol glielo facciamo, raga. Mamma mia. Dai che glielo facciamo, raga. Dai che glielo facciamo. È anche vero che se questi fanno un contropiede siamo fottuti. Cioè, il suo portiere che cosa sta facendo? Vai, 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 faglielo. Faglielo! Mamma mia, l'ho detto che il suo portiere è malato, raga, sta uscendo sempre. Questi sono tutti 90, 86, 87, cala. È loco, loco, loco. Ma che cosa sta succedendo, raga? Portiere che è diventato matto. Ma vaffanculo. Vai, bello, bello, bello. Ci prova a Giocherino. Mamma mia, come ci prova. Dalla distanza così, raga, per forza devo provarci. Il suo portiere è matto. Dobbiamo approfittarne tantissimo di questa situazione, che quello esce come se non ci fosse un domani. Via. No, no, no. No, devastatelo. Mamma mia. No, ho sbagliato, Chicco. Pardon. Anche se, ragazzi, il mio lo sto facendo correre come se non ci fosse un domani. Dobbiamo sperare di prendere sto pallone, perché questi, raga, con un contropiede ci fanno secchi proprio. Ma nel vero senso della parola. Bravo. Ma che t'ho visto, amico mio. Ma che t'ho visto, amico mio. Bravo, bravo. Potevi anche darmela, però. Lo so che ti sei fatto prendere dall'entusiasmo. Sì, ma la devi passare, sei un egoista, raga. Perché tutti sti egoisti li becco io? Ma solo io sono l'unico stronzo che la passerebbe tranquillamente, sta palla. Aia. Aia. No, meno male, raga. Pensavo fosse entrata. Meno male. Porca vacca, questa è tosta. Però meno male, io un compagno leggermente decente ce l'ho. Ma leggermente. E fallo. Guarda il portiere che si lancia come se... Mamma mia, raga. What? Questo l'abbiamo preso. Guarda che gol stupido. Oddio, che si sono cagati. Ma che t'ho visto? Ma che t'ho visto, zio? No, oddio, se la davi. Era bella, ma se la passavi. Ma se la passi, però passala. Creiamo qualche azione. Ti do dei filtranti che sono un bacio, un babà. E poi vedi, è un attimo a subire gol. Vaffanculo! Ci sta bene, avevamo creato 45 azioni da gol. Ma tu sei un coglione. Ma fa tutto da solo insieme a quell'altro.
Niente, non la passa, raga, non la passa. Fatelo. Fatelo. Sei un disgraziato, sei... Fallascio bruttissimo, raga. Se ce la giochiamo bene, potevamo giocarcela bene fino adesso. Se facciamo i passaggi giusti, raga. Era tutta un'altra sinfonia. Dai. Oddio. Che t'ho messo? No! Che t'avevo messo? Che palla, raga. Che azione che saremmo fatti, amico mio. Ci siamo divorati un'azione, raga. Che ne era da gol, di più. Mannaggia, Lisandri, mannaggia. Bene, va bene, va bene. Prolunghiamo, prolunghiamo ancora. Ah no, e finisce. Finisce, raga. Abbiamo fatto un'azione bellissima. Se entrava quel pallone, raga. Questa l'abbiamo persa. Che progressi volevamo qua. Mannaggia, eppure se l'abbiamo giocata abbastanza bene. Potenziamo un pochettino. Io metterei resistenza. Ok. Metterei anche un po' di forza. Perfetto. Per quanto riguarda la velocità, io andrei un bel po', ragazzi, di velocità. Allora, questo è lo scatto. Costo 3, vai, perfetto, lo mettiamo per forza che ci serve. Mettiamo anche questo, buono. Abbiamo terminato, vabbè, dai, l'abbiamo aumentato a livello 79. Signori miei, questo primo appuntamento è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Stiamo facendo già aumentare un pochettino il nostro personaggio. Abbiamo messo anche un pochettino più di fisico che potrebbe interessarci e servire. La prossima volta andremo a potenziare sempre per quanto riguarda i tiri, la velocità e ovviamente anche qualcosina di dribbling. Fatemi sapere se tante volte vi posso interessare qualche video su Pro Club, anche per cambiare un pochettino il genere di video, ragazzi, su FIFA. Quindi per dare un po' la mesculata. E ovviamente se arriviamo a 15.000 mi piace, vi organizziamo qualche bel Pro Club insieme ad altri youtuber. Signori miei, io vi invito a passare qua a fianco a me per vedere altri due video. Se tante volte ancora non l'avete visto, cliccate la cucina, giacca a pelle, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, un bel like e ciao ragazzuoli.